I Balcani sono storicamente e geograficamente alle porte del nostro paese, sono su molti aspetti, dalla criminalità organizzata al terrorismo internazionale. Quindi è fondamentale favorire questo processo di integrazione e di inclusione nell'Unione Europea di questi paesi e la cooperazione in ambito di polizia proprio per gestire quell'assetto fondamentale che è la sicurezza. Si è tenuto a Napoli il vertice sulla sicurezza tra i paesi dei Balcani e l'Italia nell'ambito del progetto IPA, un progetto europeo di cooperazione tra le forze di polizia per contrastare i traffici criminali internazionali. È fondamentale il quadro dei Balcani occidentali per una stabilità dell'Europa, una stabilità economica, una stabilità politica e la sicurezza dei nostri confini. Quindi è fondamentale favorire questo processo di integrazione e di inclusione nell'Unione Europea di questi paesi e la cooperazione in ambito di polizia proprio per gestire quell'assetto fondamentale che è la sicurezza. È uno degli elementi essenziali. Noi siamo partner privilegiati in questo processo e stiamo dando un supporto ai paesi dei Balcani occidentali proprio nel aumentare anche la fiducia tra polizia e cittadini, che è un elemento che aumenta anche la sicurezza in questi paesi. Questo è un progetto europeo, IPA, è un progetto molto molto tarato sulla operatività, perché appunto non c'è stato soltanto, come dire, uno scambio di esperienze, ma sul campo si sono fatte operazioni che avevano come obiettivo principale il contrasto al crimine organizzato, al crimine grave, al crimine severo. I Balcani sono storicamente e geograficamente alle porte del nostro paese, sono su molti aspetti, dalla criminalità organizzata al terrorismo internazionale. Non ci dimentichiamo che molti di questi paesi hanno contribuito nei teatri del Daesh, nei teatri dell'Islamic State, e quindi oggi c'è tutto il tema dei combattenti di ritorno e quindi di persone che possono assolutamente rappresentare anche per la sicurezza unionale e per la sicurezza del nostro paese una minaccia concreta. Quindi aiutare queste strutture, rafforzare la fiducia con questi paesi, credo che sia una modalità con la quale rendiamo un servizio, ma ricaviamo anche un ritorno assolutamente, se mi consentite, utilitaristico. Interpol is bringing 194 police services from all around the world together, and this exactly is the response we need against this new phenomena of crime and terrorism. The Western Balkans region is an Interpol region, the European Union is an Interpol region, but we know the threat is much bigger, for instance with regards to drug trafficking, human trafficking, people smuggling, where we have trafficking routes that span from Asia, Africa, the Americas, for instance, into Europe.